Bibbie in Colossesi. Capitolo 1. Leggeremo dal versetto 13 al versetto 20. Bene. È Paolo che scrive questa lettera, dice così ai credenti di Colosse: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché a Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Questo è un brano molto molto importante, da studiarlo veramente e da conoscere, approfondire sempre di più. È un brano che mette in risalto la grandezza di Cristo, la superiorità di Cristo sopra tutte le altre persone che vogliono innalzarsi. In pratica questo brano mette in evidenza che in tutto l'universo il numero uno di tutto l'universo è Gesù Cristo il Signore, non ce ne sono altri. Quanti oggi vorrebbero essere il numero uno? Vorrebbero essere il numero uno in tante attività e discipline, come nello sport. Ci sono atleti che vorrebbero, che fanno ore e ore di allenamento per poter diventare il numero uno in quella particolare disciplina. Quanti vorrebbero essere il numero uno nella politica? E noi abbiamo visto in questi mesi la corsa per essere il numero uno, per guadagnarsi quel posto di comando e avere l'ambizione di diventare persone che diciamo guidano il paese. E quanti vorrebbero essere anche il numero uno nella TV? Nella TV vediamo persone, quanti programmi che cercano di farci vedere questi spettacoli che fanno come Amici, non so se Amici, altri spettacoli dove si cerca di scegliere quel ballerino, quel cantante che è più bravo di tutti, no? Per farlo poi aiutarlo a fargli fare una carriera nello spettacolo. Ma qui stiamo parlando di qualcuno che è più grande. È il più grande, è il più potente, il più sapiente, il più buono, l'unico in assoluto, l'unico che ha tutte le carte in regola per essere veramente il vero numero uno, il Signore Gesù. Lui è il nostro eroe, perché come abbiamo cantato prima, Gesù è il vincitore. È Lui che ha vinto la morte. È Lui che ci ha liberati dal potere della morte. Come abbiamo letto anche qui nella parola di Dio, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Lui è il nostro eroe, il nostro numero uno. Paolo e Giovanni, in Giovanni 16:33 dice: Gesù, nel mondo avete tribolazione.
queste prove, queste tribolazioni possono anche buttarci giù, ma non ci schiacceranno mai a tal punto da sconfiggerci totalmente. Perché noi siamo vincitori, più che vincitori, dice l'altra parte, in colui che ci ha tanto amato. Gesù Cristo è il vero motivo del nostro radunamento stamattina. Perché ci siamo radunati oggi? Proprio per celebrare il numero uno insieme, per dargli gloria, per dargli la lode e l'onore che gli spetta. Molti, dobbiamo dire, che hanno cercato di declassificare la gloria di Cristo dalla sua posizione che lui ha, E molti vorrebbero farlo scendere dal podio, dal primo posto. E chi lo vuole mettere al secondo, al terzo, poi anche chissà, perché vogliono esaltare l'uomo piuttosto che il creatore di ogni cosa. E anche al tempo dell'Apostolo Paolo c'erano delle persone che con i loro insegnamenti, con le loro dottrine, hanno cercato di proprio declassificare Cristo Gesù come il Signore e il numero uno, e il Signore di tutti. Ecco perché qui Paolo scrive questa lettera ai Colossesi. Una cosa devo dire, che Paolo non è mai stato a Colosse. Colosse è una città che si trova nell'attuale Turchia, e Paolo non è mai stato in questa città, però uno degli abitanti di questa città ha sentito il Vangelo attraverso la predicazione dell'Apostolo Paolo e quindi si è convertito. E questo è successo ad Efeso, una città molto distante da Colosse. E avendo ricevuto questa bella notizia, quando tu hai una bella notizia, cosa fai? Non te la tieni per te stesso, ma cerchi di diffondere, di parlare, di comunicare ad altri, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi paesani. E lui così ha fatto. Lui è andato nella sua città e ha detto: guardate, io ho conosciuto Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è morto per noi e che può darci la salvezza. E nessuno è come lui. E molti si sono convertiti. E così è nata la Chiesa Colossa. E questa Chiesa andava avanti benissimo. Radicata nella parola di Dio. Però purtroppo ogni volta che c'è qualcosa di buono che tu vuoi fare per il Signore, subito arriva il nemico che vuole confondere le cose, vuole distruggere quell'opera, affinché, diciamo, l'opera di Dio non vada più avanti. E allora che era successo? Era successo proprio questo, che c'erano questi falsi insegnanti che dicevano che c'erano altri esseri come angeli che erano potenti e che loro potevano fare tante cose per l'uomo, per aiutare l'uomo. E che se loro si affidavano a questi esseri potevano intercedere la divinità, come anche oggi abbiamo, no? Nel sistema religioso del nostro paese ci sono tante figure dove ci viene detto che se noi preghiamo a queste figure, loro possono intercedere per noi presso Dio. Facendo così, noi stiamo mettendo queste figure in una posizione elevata a discapito di Cristo. Ora, nella nostra cultura sono i santi, la Madonna, ma in altre culture, come ad esempio in Africa, dove sono stato io, in Zimbabwe, ci sono invece lì esseri, ci sono lì invece gli antenati, gli spiriti degli antenati, che vengono messi in un certo livello superiore, che dice devi, i quali possono intercedere per noi presso Dio. È vero o non è vero, cari amici nostri? No, ma lì era così. Quindi ho conosciuto persone che avevano contatto con gli spiriti dei loro padri, dei loro nonni,
per sapere, per avere saggezza e sapere come dovevano vivere la loro vita nel mondo. L'opera del nemico è proprio questo, di annullare la grandezza di Cristo e annullare anche l'opera che Cristo ha fatto per la nostra salvezza. Infatti si parla spesso di: se tu ti comporti bene, se tu sei bravo, se tu fai buone opere, tu sarai salvato. Ma non è questo il metodo che Dio ha scelto per salvarci. Dio ha scelto invece un altro metodo, che è il sacrificio del suo proprio figlio. Solo per mezzo del sangue di Cristo Gesù tu puoi essere salvato, noi possiamo essere salvati. Solo il sangue di Cristo può purificarci da ogni peccato. Nessuno può lavare il nostro cuore che è sporco di peccato. Solo il sangue di Cristo. Ecco perché Cristo è il nostro numero uno. Allora Paolo in questa lettera ci dà sette caratteristiche perché Cristo è il nostro numero uno. Per prima cosa, Cristo è il nostro numero uno perché è l'immagine del Dio invisibile. Versetto 15. Cristo è l'immagine di Dio. Cristo è la sola e unica rappresentazione di Dio Padre. Gesù un giorno, a Gesù un giorno uno dei discepoli gli ha chiesto: Signore, mostraci il Padre, allora lo conosceremo. E Gesù ha detto, ha risposto: ma sta tanto tempo che sono in mezzo a voi e ancora non mi avete conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno, sono la stessa cosa. Gesù, quando è venuto su questa terra, ha rappresentato la gloria del Padre. Lui è l'unico a rappresentare la gloria del Padre, la sua essenza, perché riflette la sua immagine. E in 1 Timoteo 2,5 Paolo dice: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Lui è l'unico mediatore, non ci sono altri. Lui è il numero uno. Cristo è lo splendore della gloria del Padre e l'impronta della sua essenza, ci dice Ebrei capitolo 1 versetto 3. Puoi essere certo che avere a che fare con Gesù significa avere a che fare con l'unico solo vero Dio, col numero uno di tutto l'universo, come abbiamo detto prima. L'altra caratteristica che troviamo: Cristo è il numero uno perché è il primogenito di ogni creatura. Cosa significa che Gesù è il primogenito di ogni creatura? Molti hanno frainteso questo appellativo di Gesù. Molti hanno pensato che lui è la prima creazione fatta da Dio, da cui poi sono venute le altre creazioni, come TDG, credono in questo, però non è così, perché quello che vuole dire Paolo qui è che lui ha una posizione superiore a tutti gli altri. Lui è come il primogenito al tempo dell'Antico Testamento, del popolo ebraico. Il primogenito aveva una posizione di superiorità, di privilegio rispetto agli altri. Lui aveva una parte maggiore, doveva avere una parte maggiore di eredità rispetto ai suoi fratelli. E quindi si riguarda non al fatto che della nascita, ma proprio al fatto della posizione di cui lui godeva rispetto ad altri. Lui è il primogenito di ogni creatura, cioè lui viene prima, lui è prima di ogni creatura, lui già c'era prima di ogni essere creato. Lui è sovrano, lui è superiore di tutta la creazione. La terza caratteristica è: Cristo è il numero uno perché è il creatore di tutte le cose, e questo avvalora quello che abbiamo detto fino adesso. Dobbiamo sapere che Gesù non è soltanto
uomo. That Jesus was not just a man. E oggi purtroppo si ritrae la figura di Cristo soltanto di un uomo sofferente che è morto per salvare il suo popolo, però si ferma tutto lì. No, Cristo è Dio oltre ad essere uomo. Cristo è perfettamente uomo, è stato perfettamente uomo ed è perfettamente Dio. Lui è il creatore. Lui è il creatore di tutte le cose. Infatti Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 3, ci dice che ogni cosa, ogni cosa che noi possiamo vedere e quello che non possiamo vedere è stata fatta per mezzo di lei, cioè della parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Cioè senza Cristo noi non abbiamo questo meraviglioso mondo, senza Cristo non potevamo avere questo straordinario, bellissimo cielo, la luna, le stelle, il mare, gli animali e l'uomo stesso. Senza Cristo tutto questo non sarebbe esistito. Cristo ha creato tanto le cose che sono nei cieli, tanto quanto le cose che sono sulla terra. Ha creato tanto le cose che vediamo con i nostri occhi e quello che non vediamo. L'esistenza di regni, signorie e principati e di qualsiasi autorità che possa esistere sia nei cieli che sulla terra è dovuta esclusivamente al Figlio di Dio. Ogni autorità procede da Lui, perché Lui è il numero uno. Lui, dice Paolo, ogni cosa è stata creata in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Sono state create in Lui perché Gesù è l'autore. Per mezzo di Lui perché Gesù è l'agente, colui che ha creato le cose. E poi in vista di Lui perché Gesù è la motivazione. Quindi ciò vuol dire che non c'è cosa che non sia passata dalla sua mente, dalle sue mani creatrici, dalla sua ispirazione, tutto procede da Lui, perché Lui è il numero uno per eccellenza. Versetto 17, dico prima Colossesi capitolo 1, Paolo dice, Egli, cioè Cristo, è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Tutte le cose sussistono in Lui. Questa è la grandezza del Signore. Quante volte abbiamo sentito questo noi? Quante volte abbiamo sentito che Gesù ha fatto, che Gesù è il creatore, Gesù è il numero uno, che Gesù è colui che riempie ogni cosa? Non lo sentiamo di solito. Anzi, altri vogliono mettersi al posto suo. L'esistenza di Cristo è da eternità in eternità, è da sempre. Egli è l'eterno Dio. Quando Mosè si è trovato davanti al bruno ardente e una voce gli ha detto togliti i calzari dai piedi perché sei un luogo santo, e poi Mosè ha detto ma chi sei tu? Chi dirò alle persone quando io andrò dove tu mi manderai che tu sei? E lui ha risposto, io sono colui che sono. Io sono. Cioè io sono colui che esisto da sempre. Io sono quello che ha creato ogni cosa. Io sono in assoluto. E noi vediamo anche questo nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù parlava che Isaia ha parlato di lui, quando ha visto la gloria di Dio e i serafini che gridavano, che cantavano santo, santo, santo è il Dio onnipotente. Dice l'evangelista Giovanni che hanno visto la gloria di Cristo e gli altri cherubini stavano adorando il loro creatore. In tutto il Vangelo di Giovanni, se voi state attenti nella lettura, troverete spesso queste due parole: io sono la luce del mondo, io sono il buon pastore, io sono il pane della vita, io sono.
la risurrezione e la vita. Io sono. Io sono. Perché lui è Dio. La quarta caratteristica che vogliamo vedere ancora in questo brano: Cristo è il numero uno perché è il capo della Chiesa. Anche qui, nei secoli, abbiamo visto persone che hanno voluto essere i capi della Chiesa e quindi usurpare questo titolo diritto che spetta soltanto a Gesù Cristo. Noi siamo servi di Cristo. Abbiamo solo un capo, un solo capo. Gesù ha detto ai suoi discepoli: come io vi ho lavato i piedi, fate altrettanto anche voi ai vostri fratelli. Nessuno deve essere numero uno della vostra, fra di voi. Ci sono io. Voi dipendete da me. Ma questo è stato frainteso molte volte. Molte volte cercato di diventare sempre i capi e comandare nella Chiesa. Ma è un diritto che spetta soltanto a Cristo Gesù, che è il vero capo della Chiesa. La quinta caratteristica: Cristo è numero uno perché è il primogenito dei morti. Dice qui al versetto 18, la seconda parte: egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Cristo è il primo anche di una nuova vita, di un risorto. Voglio spiegarvi bene su questo. Tutti noi moriremo un giorno, no? Però ci sono state persone che sono state risorte nel frattempo, nel passato, da Gesù stesso. Chi non conosce la storia di Lazzaro? Lazzaro che era morto, un amico intimo, diciamo, di Gesù, e dopo tre giorni lui va al sepolcro e le sorelle di Lazzaro dicono: ma signore, ormai è troppo tardi, che sei venuto a fare proprio poche parole? È morto, ormai puzza pure, il cadavere si sta decomponendo. E Gesù ha detto: non vi ho detto io che se credete voi vedete la gloria di Dio? Allora che è successo? Che quando Gesù si è avvicinato alla tomba ha gridato: Lazzaro, esci fuori! Lui è risorto. È tornato in vita. Però comunque, anche se è tornato in vita, è morto di nuovo. Ma l'unico che veramente non morirà mai, anche dopo essere morto ed è risorto, è Gesù Cristo. Lui è risorto dai morti. È risorto per non morire più. E lui è il primo in assoluto. E noi che crediamo oggi lo seguiremo. Lo saremo simili a lui. Ecco perché se tu credi nel Figlio di Dio, nella sua risurrezione, tu risorgerai un giorno, anche tu, come Cristo Gesù è risorto dai morti. Lui la primizia, lui che è stato il primo. Anche in questo Cristo è il sovrano assoluto. È il sovrano indiscusso di un mondo, un nuovo mondo fatto di anime risorte, che un giorno sarà, ecco, lui sarà il sovrano assoluto di un nuovo mondo fatto di anime risorte da corpi gloriosi ed eterni. Ecco la nostra gioia dove deve fondare. Abbiamo parlato di gioia lì. La nostra gioia si fonda su questo. La vita non è soltanto qui, oggi. La vera vita verrà domani, un giorno, quando saremo alla presenza del Signore, quando lo contempleremo, quando lo vedremo come Lui è dietro, e saremo trasformati alla Sua immagine. Cristo è il numero uno anche perché è la pienezza di Dio, la sesta caratteristica. Cristo è la pienezza di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 16, è scritto che dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. E poi Colossesi 2, versetto 9, Paolo ribadisce ancora:
che in lui, cioè in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2:9. Questa parola greca, pienezza, per pienezza, è pleroma, significa completezza. Gesù riempie e complete ogni esistenza, perché in lui c'è la pienezza di Dio. Di Gesù è Dio, completamente Dio. Settima e ultima caratteristica. Cristo è il numero uno anche perché è riconciliatore di tutte le cose. Noi avevamo un problema grande. Voi sapete che Dio ha creato Adamo ed Eva e li ha posti in un giardino dell'Eden e loro godevano la presenza di Dio, loro potevano fare tutto quello che volevano, tutto era sotto il loro controllo, sotto il loro dominio. L'unica cosa che non dovevano fare è mangiare il frutto dell'albero della coscienza del bene e del male. Dio ha detto: su quello non lo dovete mangiare, quello non lo dovete mangiare, perché nel giorno che lo mangerete voi per certo morrete. Allora loro avevano tutto, il Signore ha creato. Allora quello che noi vediamo oggi, io penso, non rispecchia totalmente quello che Dio ha creato, nel senso che la magnificenza di quel tempo, quando Dio ha creato il mondo all'inizio, è molto superiore a quello che vediamo oggi, perché oggi purtroppo il mondo è contaminato dal peccato. Noi lo stiamo rovinando col peccato, a motivo del nostro peccato, noi lo stiamo rovinando il mondo. Ecco perché Paolo dice pure che tutta la creazione geme ed è in travaglio, a motivo di noi che abbiamo portato la creazione a peccare. Cioè noi abbiamo peccato e noi abbiamo trascinato anche la tutta creazione nel peccato. Quindi fra Dio e gli uomini, a causa del peccato, c'è inimicizia, c'è un'inimicizia. Noi siamo diventati nemici di Dio a motivo del peccato. Ecco che Cristo è venuto per essere riconciliatore, colui che mette la pace, che fa la pace. E per mezzo della sua morte e della sua risurrezione, Cristo ha riconciliato con sé ogni cosa che è stata creata, ma che il peccato aveva danneggiato. A motivo del peccato l'uomo si è reso nemico di Dio perché lo ha abbandonato. E Paolo dice Romani: se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio, del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Qui è una cosa straordinaria. Io che ero perso, perduto per sempre, sono stato riconquistato da Cristo per mezzo della croce. Io ho adesso pace con Dio, cosa che non potevo fare con i miei sforzi, con la mia volontà, ma Cristo ha fatto il posto mio. E dice: non solo noi siamo stati riconciliati con Lui, ma anche la natura stessa un giorno sarà riconciliata con Dio. Un giorno questa creazione sarà riconciliata e sarà trasformata di nuovo nell'intenzione che Dio aveva all'inizio, fin dall'inizio. Tutte le cose sono state, saranno riconciliate in Cristo. Ecco perché Cristo è il numero uno. Lui è il vero riconciliatore e noi siamo chiamati a essere anche persone dei riconciliatori, di pace. Come noi abbiamo ricevuto pace con Dio attraverso il sacrificio di Cristo, noi dobbiamo portare questo Evangelo a tutte le persone affinché anche le altre persone possano avere la pace di Dio nel loro cuore per il sacrificio di Cristo. E noi siamo dei portatori di pace, noi dobbiamo essere dei portatori di pace. La cosa triste è che purtroppo a volte siamo motivo invece di guerre, di discussioni, di litigi, di contrasti, e l'uno contro l'altro. Non è questo che Dio ha fatto per noi. Non è questa l'opera che Gesù ha fatto per noi. Come noi abbiamo ricevuto pace, anche noi dobbiamo portare pace. Se c'è una discussione, dobbiamo essere riconciliatori, portare l'amore, la gioia, piuttosto
piuttosto che l'odio fra la gente. Comunque, questa è una caratteristica che ha il Signore Gesù e noi siamo di conseguenza, per la fede in Cristo, possiamo anche noi essere come Lui. Però Cristo rimane il numero uno. Allora la mia domanda stamattina è questa: se Gesù Cristo è il numero uno nell'universo, se Gesù Cristo è il numero uno in tutto il creato, se Gesù Cristo è il numero uno anche sulla morte, perché è risorto dai morti, è anche il numero uno nella tua vita? Ha quel posto di primato nella tua vita? Paolo dice che affinché in ogni cosa lui abbia il primato. Sapete, gli angeli sono sottomessi a Gesù Cristo. Anche Satana non può fare, non può andare oltre se Dio non permette. E voi sapete la storia di Giobbe. Gli ha detto: tu puoi fare questo a Giobbe, se vuoi provarlo sulla sua fede, però non puoi toccarlo nella sua vita. E così è stato. Se Dio ha questa autorità sugli esseri celesti, sulle cose create, ha anche autorità nella tua vita? È numero uno nella tua vita? Diamo a Lui il posto che Lui merita. A volte noi siamo molto presi nelle cose della nostra vita e non pensiamo e non pensiamo a quello che Cristo ha fatto per noi, non se pensiamo alla posizione che noi adesso godiamo in Cristo Gesù. Ma noi, infatti, mi ricordo una frase che tu hai scritta in un libro che dice: molti credenti sono come dei quei piccoli principi che hanno un regno davanti, che ignorano il regno che hanno davanti e che magari si lamentano e che non gioiscono di quello che hanno, perché non si rendono conto del regno che gli sta davanti, di quello che hanno ricevuto, no? E noi molto spesso siamo come questi principi che ci lagniamo, ci preoccupiamo delle cose, siamo insoddisfatti, quando invece noi siamo principi, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, dice Paolo. La nostra posizione è una posizione straordinaria, non perché siamo stati bravi noi, non perché noi ce lo meritiamo, dice Signore, io mi merito di essere, di avere quella posizione. No, assolutamente no, è perché il numero uno ha voluto, per grazia, donarci questa posizione. Ecco perché noi siamo qui stamattina, per ringraziare e lodare il Signore. Signore, grazie, io non meritavo nulla, ma tu hai fatto tutto per me e io ti do e ti adoro. Che il Signore possa aiutarci a vivere una vita dove Cristo regni nei nostri cuori, dove Cristo veramente viene prima di ogni cosa, prima della famiglia, prima del marito, prima della moglie, prima dei figli, prima dei nostri genitori, prima dei nostri amici, prima di ogni persona. Che Cristo possa diventare, essere il numero uno nella nostra vita. E che tutta la gloria va a Lui, perché è il nostro Salvatore. E continuiamo ad adorarlo per quello che Lui ha fatto per noi e farà. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.